ragazzi, scusate, ammassalo quanto siete. No, cioè anche di là ce ne sono anche a casa. Siamo in diretta, sì? Ok. E allora intanto buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie tante di essere tutti qui per questo primo incontro del ciclo di incontri, che saranno quattro, dedicati ai protagonisti della 27esima edizione del Compasso d'Oro. Sapete che questo ciclo è organizzato dalla Scuola Architettura e Design dell'Università di Camerino insieme all'ADIMAM, l'Associazione del Disegno Industriale, Delegazione Marche, Abruzzo e Molise. Insieme a me dopo dirò due parole sul ciclo per spiegare come si inquadra dentro l'attività della scuola e dell'ADI, ma volevo dire che insieme a me sono qui a salutare tutti, a ringraziarti, a darti il benvenuto, Piero Sabatini che con me ha curato questo ciclo, il professor Piero Sabatini, la dottoressa Donatella Ferretti che è l'assessore del comune di Ascoli Piceno con la delega ai rapporti con l'università, il professor Carlo Vannicola che è il vicepreside della nostra scuola di architettura e design, il professor Federico Pedisano che è il coordinatore del nostro corso di laurea in disegno industriale e ambientale e ancora, e non da ultimo, Michele Gasperini che è il presidente della nostra delegazione ADIMAM. E noi ti ringraziamo tanto di aver accettato questo nostro invito. Mi permetto solo di inquadrare il tuo incontro di oggi dentro al ciclo e poi lascio agli altri la parola per i saluti e le introduzioni. Questo ciclo, la scuola e l'ADI, non è la prima edizione che facciamo, sono alcuni anni che quando il Compasso d'Oro viene dato, voi sapete ragazzi che il Compasso d'Oro è il più grande premio e riconoscimento che possa avere qualcuno che si occupa di design, imprese, designer, operatori culturali, voi giovani partecipando a Targa Giovani e poi vincendo il Compasso d'Oro, quindi è il premio più importante a livello internazionale. Ogni volta che questa cosa avviene, ormai nelle ultime edizioni, il Compasso d'Oro viene dato ogni due anni adesso, prima era ogni tre anni. Ogni volta che c'è stata un'edizione ultimamente, no, negli ultimi, sarà la terza o la quarta edizione che facciamo, viene dato il Compasso d'Oro, insieme scuola e ADI hanno deciso tempo addietro di fare questo format, cioè invitare i protagonisti, le eccellenze, coloro che hanno avuto questo premio dei nostri territori, noi copriamo Marche, Abruzzo e Molise, e quindi invitarli a incontrarci, a incontrare voi giovani, a incontrare la comunità del design per poter, no, condividere con loro, a parte questa gioia, no, di aver preso il premio, ma anche la loro esperienza, il loro lavoro, quello che c'è dietro al prodotto che è stato premiato e conoscere meglio questo. Qual è l'obiettivo di questi seminari che facciamo, di questi incontri? È un obiettivo condiviso tra l'università e l'ADI, no, l'Associazione del Disegno Industriale, proprio di promuovere, di conoscere meglio, di approfondire la cultura del design e anche di divulgarla, di condividerla con la comunità di riferimento, con la comunità del design dei nostri territori. Questo è molto importante perché nell'incontro diretto con questi protagonisti che noi apprendiamo molto e condividiamo cose che non si fanno neanche sui banchi di scuola, quindi di fatto è un contributo preziosissimo che queste persone, imprenditori illuminati, che hanno fatto un pezzo della storia del design italiano, mi permetto di dire, ci portano dentro alle classi. Quindi questo ciclo io vi chiedo di seguirlo il più possibile perché incontrerete persone diverse, sono quattro incontri con quattro protagonisti che quest'anno, nel 2022, hanno ricevuto questo premio e vi chiedo veramente di essere anche interattivi, di fare domande e di interagire con loro il più possibile. Ancora una piccola cosa, Vittorio Livi non ha bisogno di grandi presentazioni, ma due cose le voglio dire proprio perché sono quasi sul piano personale dell'Associazione del Disegno Industriale. Oltre a essere un imprenditore visionario, pioniere nel suo campo dell'arredo in vetro, la cosa più importante è che è stato sempre un ambasciatore della cultura del design nel mondo, posso dire. E l'altra cosa è stato uno dei fondatori della nostra delegazione dell'ADI. Allora non si chiamava ADIMAM, credo si chiamasse ADI Marche ancora, poi ci racconterà forse qualcosa di questa esperienza, e quindi lui è stato il fondatore della nostra delegazione. Questo è molto importante, no? Penso che è bello aprire questo ciclo con un racconto che va a toccare anche questi aspetti territoriali dell'Associazione del Disegno Industriale. E infine oggi parleremo con questo protagonista che ci racconterà
il vero protagonista di stasera, che è la poltrona Ghost. La poltrona Ghost la conoscete tutti, è un'icona del design, cioè sono stati scritti libri di storia sopra, ma avremo una narrazione diversa, perché ce la fa, posso dire, il papà, cioè, perché da una parte ci sono i designer che bravissimi hanno avuto questa idea, che sono la Cini Boeri e il suo assistente giapponese Tomu Katayanagi, dico bene, ecco, e questa serie lo fa vedere, no? Questa cultura orientale c'è pure dentro a questo bel lavoro. Però senza imprese illuminate che fanno sperimentazione, che hanno fatto realizzare un sogno pazzesco, perché stiamo parlando di una serie del 1987, se non erro. Quindi capite come era un progetto visionario, che senza un'impresa che appoggia i designer a realizzare queste visioni con delle tecnologie molto evolute, di fatto questo prodotto non sarebbe potuto essere qui. Quindi lascio ovviamente poi a Vittorio di raccontarci tutti i retroscena di questo prodotto eccellente, che quest'anno ha avuto il compasso d'oro alla carriera. Un prodotto del 1987 oggi riceve un riconoscimento che lo porta a diventare pezzo della collezione permanente storica del compasso d'oro, che sta al Museo del Design dell'ADI a Milano, che se non avete ancora visitato vi invito caldamente ad andare a farlo, perché è un patrimonio culturale del design inestimabile, di una bellezza incredibile, di una come dire, è uno strumento fondamentale per progettare quella collezione, non per guardare la storia. È veramente lì dentro trovate tutti gli spunti per l'innovazione, tanti spunti per l'innovazione e per i vostri progetti futuri. Voglio soltanto dire ancora una cosa: dalle tante definizioni che di questo bel prodotto ha avuto nei libri di storia, nei suoi riconoscimenti, mi è molto piaciuta questa frase che nel volume del Compasso d'Oro, la definizione che ne ha dato Bruno Munari, che poi hanno riportato in questa pagina, che io credo che veramente non si può aggiungere, io non posso aggiungere altro. Lui ha parlato di Ghost in questo modo: sembra la pietrificazione di un nastro d'acqua, quasi l'astratto solidificarsi di un'idea, dove tecnologia può fare rima con poesia. Veramente una definizione meravigliosa. Era un amico. Ma è veramente un'essenza questa definizione. E poi infine, voi sapete che questo compasso d'oro si riceve attraverso la valutazione di una giuria internazionale di designer, di imprenditori, di artisti, molto prestigiosa. E ogni volta che il compasso d'oro viene dato a un prodotto, viene data una motivazione. E la motivazione è altrettanto, secondo me, bella, che è stata scritta sul volume, e dice questo: sintesi perfetta di sperimentazione tecnologica e ricerca formale, la poltrona Ghost, progettata da Cini Boeri e Tomu Katayanagi, rappresenta il desiderio di dematerializzare la percezione della funzione a favore del fruitore, che diventa così protagonista assoluto dello spazio. Praticamente ci si siede sull'aria. Io ti ringrazio tanto e chiamo adesso l'assessore Donatella Ferretti per il suo saluto, e poi a seguire gli altri miei colleghi. Buonasera. Grazie a tutti. Benvenuto. Grazie. Insomma, il mio amico con Alberto Ferretti. Vabbè, siamo vicine, sì. Siamo omonime. Ma il mio comunque è un saluto, ma soprattutto un ringraziamento, ovviamente da parte dell'amministrazione, del sindaco e mia personale, intanto a questa nostra scuola di design, a Lucia Pietroni, Van Nicolo, Pedisano, tutti coloro che esprimono davvero una qualità altissima. Io ho avuto modo per vari motivi di vedere i lavori dei ragazzi, le tesi di laurea, e davvero devo fare davvero i complimenti a tutti voi, cioè a questa comunità che fa ricerca, lo fa seriamente, che studia e davvero che esprime una qualità altissima, e questo è un valore per tutti noi, anche per questa città che ospita questa scuola. E poi un saluto e un ringraziamento a lei per essere qui, per portare la testimonianza, come diceva Lucia, di quell'imprenditoria illuminata, quella alla quale
mentalmente facciamo sempre riferimento quando pensiamo allo sviluppo dell'Italia, soprattutto in certi periodi, quella alla quale ci piace pensare quando pensiamo al progresso della nostra, del nostro paese, no? Una imprenditoria che certamente guarda al profitto, perché questo è il senso dell'imprenditoria, ma lo fa sempre con un'attenzione alla qualità, al bello, al sociale, al sostenibile. Questo davvero è un valore inestimabile, quindi il mio ringraziamento va anche a lei per questo motivo, per rappresentare questa categoria di imprenditori della quale abbiamo sempre più bisogno. E siccome io sono un'insegnante di filosofia e non posso mai fare a meno di buttare là qualche... il design mi fa pensare a questo. Aristotele, nel classificare le scienze, parla di scienze poietiche, da poiein, che in greco vuol dire produrre, e quando parla di scienze poietiche parla da una parte della produzione dell'utile, quindi della tecne, della tecnica, dall'altra la produzione del bello, quindi dell'arte, e il design davvero coniuga questi due aspetti in un modo davvero mirabile, fino ad arrivare a dire che bello e utile si confondono e si sostengono, si potenziano a vicenda. Quindi quello che fate, che imparate, ragazzi, è davvero molto importante per tutti noi, e avete insomma degli esempi che qui vi vengono portati che sicuramente fanno da motivazione, una grande motivazione per andare avanti, studiare e fare cose sempre più belle, importanti, innovative, sostenibili. Beh, questo è un tema ovviamente ineludibile oggi, ne abbiamo parlato anche alla Facoltà di Architettura con il rettore del Politecnico di Torino. E quindi grazie anche per questa bella, grande attività che l'Unica mi esprime in vari modi sul nostro territorio. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Grazie per l'invito. Beh, veramente due parole, perché ovviamente intanto porti i saluti del nostro direttore, il professor Massimo Sargolini, che non poteva intervenire ma che appunto voleva ringraziarle per la sua presenza qui. Cosa dire di Livi? Io penso che la Ghost è la Ghost, ma la FIAM fa parte della storia del design italiano. Bisogna dire che l'azienda in sé, in tutte le sue fasi, in tutti i suoi prodotti, ha sempre in qualche modo tentato di innovare le tipologie, ma soprattutto di cercare di specializzare e semplificare i sistemi produttivi, che sembrano semplici quando gli oggetti vengono prodotti e presentati sul mercato, ma hanno una complessità tale che ovviamente è difficile capire se uno non è dentro alla situazione. Quando vidi per la prima volta la Ghost, io ero giovane designer quando la Ghost è uscita, mi resi conto, lavorando anch'io nel mondo del vetro, che era incredibile come un oggetto così bello, pulito, non avesse nessun tipo di segno della lavorazione che la portava a essere realizzata, che è difficilissimo. Avere un oggetto così immacolato, con le tecnologie che servono per produrle, con la complessità della forma, era qualcosa di stupefacente. A me piace dire che la Ghost è un termine un po', io lo dico in maniera positiva, è un oggetto esagerato. Esagerato in tutto, esagerato nella sua trasparenza, esagerato nella sua forma, esagerato nell'evoluzione tipologica, esagerato nella tecnologia applicativa, è esagerato perché è veramente bello, è un oggetto assolutamente puro, perfetto, ma dentro c'è una maestria, una capacità produttiva che è difficile da capire. Probabilmente forse riusciremo a vedere oggi qualche immagine che ce lo spieghi. No, ma io ho portato anche la mini Ghost, che l'ho presa, così la possiamo vedere. Sì. Però ecco, devo dire, molto spesso si dimentica che le aziende nascono in dei territori votati a determinati tipi di materiali. Per esempio, pochi sanno che a livello nazionale Pesaro è forse il luogo dove il vetro è diventato uno degli elementi caratteristici del fare mobili, perché questa poi era la difficoltà. A livello industriale noi eravamo abituati ai vetri per i box doccia, ai vetri per le automobili, eccetera, eccetera. Ma avere avuto la capacità di trasferire queste tecnologie all'interno di un mondo che era quello dell'abitazione e passare dal semplice ponte, che era forse il primo oggetto che veniva realizzato, esatto, che era il primo oggetto tipico dagli anni 30 in poi che veniva prodotto, agli oggetti attuali della FIAM, ovviamente ricordo i pezzi di Giugiaro e di tantissimi altri, Libeskind, insomma, Fuxas, tantissime persone che hanno avuto l'opportunità di lavorare e di sperimentare degli oggetti di questo tipo. Però non voglio togliere
tempo alla sua presentazione. Grazie e ci sentiremo dopo. Possiamo iniziare col filmato? Così prima ci rendiamo conto di cosa parliamo. Aggiungo, grazie infinite. Io vorrei dire soltanto che sono veramente felice di vedere quest'aula piena di ragazzi, perché abbiamo, diciamo, negli ultimi due anni, questo è stato un problema, soprattutto per i corsi di laurea che si occupano di progetto. Per cui vedere i ragazzi adesso assistere in diretta, diciamo che è anche una componente, insomma, fortemente emozionante. Un ringraziamento enorme, diventano momenti importanti, diciamo, non tanto extra didattici, ma che appartengono poi al fare la didattica, perché poi si nutrono, si devono nutrire questi ragazzi, non soltanto di quello che si svolge, che si dice dentro le aule, ma di tutto quello che diciamo tutto il mondo offre e gli mette anche a disposizione. Per cui grazie, non rubo altro tempo, così e ti lascio anche lo spazio, insomma, per concludere. Grazie all'Adi, a Lucia, insomma, che comunque in questi anni ha continuato, anche nonostante la pandemia, a fare questi incontri, a organizzarli, che diventano momenti veramente importanti. Grazie. Beh, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie all'Università per aver organizzato tutto questo, Piero e Lucia siete stati grandissimi, questa è un'attività che noi facciamo da tanti anni, tutti gli anni i Compassi d'Oro, poi vengono invitati qui e siamo curiosi di sentire cosa hanno da dire. L'ADI è l'Associazione per il Disegno Industriale, conoscendo i vostri prof sicuramente vi avranno già spiegato cos'è, cosa non è e quanto è importante far parte di questa associazione. Intanto è l'unica associazione che include tutti i protagonisti del mondo del design, quindi parliamo di imprese, progettisti, la distribuzione che è il luogo virtuale o fisico dove poi questi prodotti vengono venduti, perché stiamo parlando di prodotti, stiamo parlando che è un mercato, che esiste un mercato, e il dipartimento generale dove c'è l'istruzione, la stampa, i critici eccetera. Voi fate parte del dipartimento generale. Perché dico che voi fate parte? Perché voi studenti vi potete iscrivere all'ADI gratuitamente, essere soci a tutti gli effetti senza diritto di voto, ma questo cambia poco, ma potete essere associati all'ADI a tutti gli effetti. È gratuito, è completamente gratuito, quindi basta andare sul sito adidesign.org, associarsi come studente e entrerete a far parte della community dell'ADI. Questo vi permette di partecipare, di essere informati di tutta una serie di attività locali e nazionali, più tutta una serie di vantaggi che si possono avere, che sono tantissimi. E se iniziate a seguire per esempio le nostre pagine social, stiamo facendo una rassegna in cui andiamo ad elencare tutti i vantaggi che ci sono per i nostri associati e soprattutto entrate a far parte di questa comunità. E noi a livello di delegazione Marche, Abruzzo e Molise organizziamo a nostra volta alcune attività, questa è una delle tante. Ne faremo una a breve, dove approfitto anche della presenza di qualche imprenditore per lanciare un po' questa cosa. Vogliamo portare voi, studenti e progettisti, all'interno delle fabbriche, portare le persone all'interno delle aziende per vedere come si lavora, vedere i musei ovviamente, vedere gli showroom, ma soprattutto capire cosa succede all'interno delle aziende. Questo, secondo me, che sono un imprenditore, è una opportunità importantissima, è veramente molto importante vedere le fabbriche dal loro interno. Quindi ecco, già vi lancio un primo motivo per essere dei nostri. E chiudo velocemente con due ringraziamenti a Vittorio. Uno lo ha già fatto Lucia, in realtà, cioè quello di essere stato tra i fondatori della delegazione Marche, Abruzzo, Molise. Ed è proprio per questo che noi oggi siamo qui, che abbiamo una nostra riconoscibilità, abbiamo una nostra importanza. E questo è successo parecchi anni fa, senza dare date per non svelare troppe idee. L'altro invece è un altro ringraziamento forse più personale, perché Vittorio Livi con la FIAM è stato il primo a dare vita al mercato dell'arredo in vetro. Quindi se oggi esiste un mercato dell'arredo in vetro è perché forse 50 anni fa circa
la FIAM è nata e ha creato questo tipo di prodotto che non esisteva. Dopo la FIAM sono arrivati tutti gli altri, però grazie di aver reso noto questo prodotto. È giusto. Adesso tocca a te. Sono Vittorio Livi, amministratore unico di FIAM Italia. La mia storia inizia nel 61, quando ho cominciato come vetraio, producendo vetri per l'industria del mobile ai primi albori. E nel 73 ho presentato la FIAM Italia, che appunto col suo catalogo è stata la prima azienda al mondo a realizzare elementi d'arredo in cristallo curvato. Poi ho capito anche che naturalmente non potevo essere io l'unico protagonista anche nel disegnare queste cose. Ho cominciato ad avere le prime esperienze con dei designer che già da allora erano bravi, che poi sono diventate tutte stelle internazionali, da Achille Castiglioni, Cini Boeri, Enzo Mari, Vico Magistretti, a Massimo Morozzi, a Libeskind, a Fuxas, cioè tutta una serie di architetti che hanno aiutato la FIAM a farsi conoscere meglio nel mondo, essendo già loro degli architetti molto particolari. Noi con i nostri prodotti ci rivolgiamo ad un pubblico molto attento, che riesca a capire qual è il bello della lavorazione del vetro, perché i nostri maestri vetrai nel costruire un prodotto sono altrettanto importanti come il progettista, perché voi pensate che all'interno del forno ci sono 650-700 gradi, andare dentro con degli attrezzi per plasmare il pezzo non è una cosa certamente facile, quindi tante volte il progettista va dal maestro vetraio e si fa suggerire quale forma è meglio fare in quel punto per dare forma all'oggetto stesso. E lì la sensibilità del maestro vetraio fa sì che ogni pezzo poi sia un pezzo unico. Noi abbiamo bisogno di far capire al mondo che il vetro è una cosa molto bella e molto importante per il futuro dell'uomo stesso, no? Perché è un materiale ecologico, è un materiale che si può riciclare all'infinito. Per cui se uno riesce a fare delle cose belle, non fa altro che aumentare la cultura del vetro, no? La gente comune che invece ha paura di questo materiale. Bene, mamma no, siete proprio tanti, complimenti. Mi piacciono i giovani, io fra le altre cose quando mi sono iscritto ero l'imprenditore più giovane che c'era nelle Marche, perché ho iniziato la mia attività a 17 anni, a 18 anni mi sono iscritto alla Camera di Commercio. Avete di fronte a voi un ragazzo ex che viene dalla terra. Papà, quando sono nato, aveva 54 anni, contadino, economicamente purtroppo messo poco bene, però insomma. E niente, dicevo, la casualità a volte nella vita è importante, perché non avendo i soldi per andare a comprare i libri per fare le scuole medie, ho trovato chi mi ha dato dei libri per fare scuola d'arte e ho fatto scuola d'arte. Mentre facevo scuola d'arte andavo a fare il ragazzo, il boccia, non so come lo chiamate voi, di bottega da un vetraio per guadagnarmi qualche cosa per le mie esigenze.
finite i primi tre anni di scuola d'arte, dove veramente, ragazzi, ho avuto una fortuna grandissima, perché ho avuto degli insegnanti che mi hanno inculcato il gusto del bello. Credo che gli insegnanti in una scuola siano veramente determinanti, siano quelli che danno la guida a un giovane che in quel momento ha bisogno di sapere, di vedere qualche cosa per il futuro. Io ho avuto degli insegnanti che oggi devo dire ancora di più che sono fortunato. Uno, Giuliano Vangi, e anche proprio sti giorni lo hanno celebrato come fosse il più grande artista vivente della storia in questo momento. Gli hanno fatto un museo a Mishima, dove vent'anni fa avevano speso, mi sembra, 120 miliardi, 5 anni fa glielo hanno raddoppiato, gli hanno fatto un altro Seul, gli stanno facendo un altro peso, un altro Fano, cioè riconosciuto. Oltre a lui anche altri insegnanti comunque che sono stati tutti veramente molto bravi. Finisco le scuole e continuo a fare il vetraio. A 17 anni litigo col mio datore di lavoro perché non mi piaceva come gestiva l'azienda e mi metto in proprio. E naturalmente avere fiducia a 17 anni per mettersi un'impresa è una cosa un po' difficile. Ciononostante, firmando un po' di cambiali e facendolo firmare anche a mio papà, ho cominciato a comprare le prime attrezzature e ho cominciato a fare i primi vetri decorati appunto per l'industria del mobile. Faccio una seconda aziendina, poi una terza, poi una quarta. Poi penso, in tutte queste aziende, qui si vede male, ma qui c'è la lavagna, mentre aspettavo facevo dei vetri bombati, dove dietro attaccavo la figura di Gesù, la figura della Madonna, il cuore, perché quella volta di tridimensionale da mettere nel muro non c'era niente, io facevo questi vetri bombati con le immagini dietro. Mentre facevo questo lavoro, dico, perché non mi faccio uno sgabello per mettermi seduto? E mi viene voglia di fare questo sgabello. No? Viene un mio amico, mi trova seduto su questo sgabello, dice, ma sei matto? Eravamo nel 68, quando il vetro, pensavamo al vetro del finestre che era molto fragile. Dice, se succede qualche cosa lì con te seduto sopra sei rovinato. E io per sfida, cioè, forse non so se si vede, mi metto in equilibrio sopra lo sgabello. Lui mi fa una foto e la manda alla stampa, tutti la pubblicano. E allora mi dico, beh, se una cosa piace, perché non pensare di fare una collezione di elementi d'arredo in cristallo curvato? La mia esperienza nel design purtroppo era minima, quelle poche cose che ho fatto a scuola d'arte, ma non era proprio design, insomma, no? Però, prendendo una lastra diritta, dico io, una lastra diritta, la curvo qui e la curvo qui, faccio un tavolino, no? Curvando i due punti faccio un tavolino. Il tavolino può diventare un tris, mettendo uno dentro quell'altro. Ecco, fin quando finisco la mia collezione, i miei disegni di questa collezione, adesso come faccio a farli? Perché il fornettino che avevo non ci stava. Forni per la curvatura non esistevano, perché esistevano degli stanzoni dove facevano un infornato ogni settimana per fare i vetri per i negozi, non c'erano dei fornettini in cui si potevano realizzare queste cose. E allora incomincio a pastrocchiare e buttare su con dei mattoni, con un po' di cose, no? I primi forni per fare queste cose in serie. Poi alla fine ho fatto una specie, pensate ad una galleria col treno dentro, no? Nel treno, nella galleria c'erano tutte resistenze, nel vagone del treno mettevo la mia forma di metallo dove ci appoggiavo il vetro, in modo tale che andava dentro il forno, pian piano aumentava la temperatura fin quando non si rammolliva, no? E prendeva la forma che più o meno uno gli voleva dare. Ma naturalmente era tutto, non era sotto controllo, perché la galleria a volte dava più calore, a volte ne dava di meno. E insomma, qualche cosa comunque usciva. Questo che vedete qui è il primo catalogo che la FIAM presenta
nel 1973. Nel 1973 l'azienda, la FIA, è la prima azienda al mondo che produce mobili in cristallo curvato, che erano appunto tutti i frutti un po' della mia esperienza. Paolo da Franzo, siamo nel 73. Ecco, guardate ad esempio questo, lo ripeto, sempre nel 73. Ecco, questo era il puff di cui vi parlavo. Il prossimo anno, siccome la FIAM farà appunto 50 anni ufficiali, questo oggetto, lo dico in anteprima, faremo delle piccole serie numerate, e poi faremo delle feste in giro per il mondo proprio con questo oggetto, perché è il primo oggetto che la FIAM ha fatto nel 68. Non era ancora FIAM che abbiamo fatto nel 68. Poi sì, c'erano altri... Come sempre si chiamava l'azienda prima di FIAM? FIAM uguale, perché prima era FIAM, Fabbrica Italiana Accessori per Mobili, e poi è diventato Fabbrica Italiana Arredamenti Moderni. Sì, c'erano altri tavoli, tavolini e altre cose, comunque questa è tutta la prima collezione che ci siamo permessi di presentare nel 73. A un certo punto capisco che le mie capacità per disegnare non erano sufficienti per mandare avanti questa azienda. E quindi sono andato a Milano a Ladi. A Ladi c'era il presidente, eravamo nel 75 più o meno, c'era il presidente Angelo Cortesi. Angelo Cortesi, che poi con la sorella e un'altra persona sono diventati anche il nostro art director, e da quell'anno mi sono iscritto all'ADI, e così diciamo che ho imparato di conoscere delle persone che oggi sono dei miti, perché con Castiglioni andavo da lui, giocavamo con le macchinine, perché lui gli piacevano le macchinine fatte in metallo, in latta quella volta si diceva, no? Vico Magistretti, ci sono delle storie personali con queste persone. Bruno Munari, vi racconto una sciccheria di Bruno Munari. Una volta vado lì, mi dice: Vittorio, ti voglio regalare una scultura. Come mai? Sì, stamattina ti voglio regalare una scultura. Prende da una pianta, tira fuori un ramo, prende un filo, gira tutti questi ramoscelli con questo filo, tieni, questo si chiama tensione. Cioè, gente che improvvisava, erano degli artisti che con niente riuscivano a darti tanto. Infatti a me quello che mi è sempre piaciuto sono stati gli artisti, perché poi parallelamente alla mia voglia di creare questa azienda di elementi in cristallo curvato, avendo fatto scuola d'arte e avendo avuto dentro sempre la voglia di fare il bello, di fare l'arte, in parallelo ho anche sempre coltivato la mia amicizia con artisti tipo Arnaldo Pomodoro, Gianni Colombo, appunto lo stesso Munari, tutta questa gente che avevano degli artisti che oggi insomma hanno anche un discreto valore. E piano piano nel tempo poi arriviamo, avete visto, abbiamo realizzato in una mia villa, una villa del 1300, un museo che è il primo museo al mondo di opere d'arte fatte in vetro. Ma perché abbiamo fatto questo? Perché io ho sempre detto che l'estro è la fonte più grande che esista sulla terra, perché con l'estro noi possiamo arrivare dappertutto. E chi ha più estro degli artisti? Nessuno. Quindi facendo le opere d'arte con gli artisti, noi abbiamo fatto delle tecnologie per andare incontro alle loro esigenze per creare l'opera, che poi le stesse esperienze, le stesse novità, le stesse ricerche le abbiamo applicate alla nostra azienda.
per noi è stata veramente un punto di forza questo. Sino a quando, se vogliamo, quando io ho iniziato, come mi diceva il Presidente poc'anzi, il vetro era un materiale poco considerato, perché appunto era un materiale che oltre che per le finestre, le porte, altre cose, non aveva valore. Sin dall'inizio ho fatto FIAM il design nel cristallo curvato. Devo dare il valore a questo materiale, perché il vetro è veramente il materiale più importante per la storia dell'uomo, lo è stato prima e lo sarà sempre di più per il futuro. Cosa posso fare per valorizzare questo materiale? E quindi diciamo che 50 anni fa abbiamo rivoluzionato, no, quello che era il valore del vetro, facendogli vedere le sue capacità di resistenza, no? Era il materiale più immateriale che potesse esistere, il materiale, a parte del discorso dell'ecologia, ma tu lo metti e lo usi, ma quando non lo usi è come se non ci fosse, sta bene con l'antico, sta bene col moderno, cioè, ha tante di quelle, e poi è un materiale che può subire qualsiasi lavorazione. E pensate che il vetro ha una ricetta chimica praticamente di un liquido. Lui è un solido, ma la ricetta chimica del vetro è un liquido. Cioè può subire qualsiasi lavorazione che tanti altri materiali non possono subire. Quindi dico, perché non dobbiamo valorizzare questo materiale per le sue reali capacità e proprietà? Questo poi naturalmente quando uno incomincia una strada è giusto che anche gli altri la possano seguire, perché non è che fa una strada solo per sé. Cioè è nato attorno diciamo un po' a quest'idea tutto un movimento che ha fatto crescere a Pesaro tante altre aziende. Adesso, per carità, la Tonelli, però Tonelli lo sa benissimo che i primi mobili in cristallo incollato Massimo Bellazzecca li ha visti alla FIAM, no? E poi torno a ripetere, ma anche altre cose, cioè credo che nel vetro ne abbiamo dette tante, anche perché a parte essere stati i primi a curvare, a essere stati i primi a fare i forni, abbiamo fatto ad esempio una macchina che si chiama idrogetto nel 84, siamo stati i primi al mondo, portato l'acqua a 1000 metri al secondo, che è tre volte la velocità del suono. Dentro l'acqua ho messo delle piccole particelle d'abrasivo, il tutto l'ho messo in un ugello che con un controllo numerico uno riesce a tagliare tutto quello che c'è sotto, tant'è che è venuta un'associazione di università americane quando ha visto, perché l'hanno dato per televisione, nei giornali, una cosa e quell'altra. Oggi con questa macchina tagliano tutte le cose che prima non si potevano tagliare. Nei primi anni, adesso non mi ricordo la data, comunque i primi vetri riflettenti che oggi vedete nei grattacieli sono stati realizzati in FIAM, no? Con del tetracloruro di titanio, oggi non si può neanche chiedere la licenza tramite, non si può riuscire a ottenere, per un processo di elettrolisi abbiamo fatto i primi vetri riflettenti, cioè, di cose insomma in FIAM ne abbiamo fatte sempre abbastanza. Arrivando ai nostri giorni sento che è ora di cambiare, sento nell'aria qualcosa che non funzionava più bene. Con la crisi della Lehman Brothers, la crisi economica, e succede così, poi chi studia psicologia o le insegna lo sa meglio di me. Quando viene meno la possibilità, quando il popolo diventa un po'... ha bisogno di sentire un qualcosa che gli dia la sensazione del valore. Mentre il vetro era una cosa che non esisteva, è incominciato a sentire sempre di più, a sentire, avere la voglia di qualcosa di materico, di un qualcosa di solido, un qualcosa che uno quando prende nelle mani sia gratificato da quello che vede e quello che sente. E quindi era il contrario di quello che era il vetro.
è nata piano piano, si sono viste le aziende che facevano queste cose, che prima facevano solo grosse forniture, espandersi sempre di più, mentre il mercato per quelli che facevano design pulito, assettico, no, era sempre più basso. E dico, qui stanno nascendo tutti gli uomini senza la testa, mentre noi facciamo i cappelli, e qualcosa dobbiamo risolvere, altrimenti rimaniamo senza lavoro. E allora da lì, sempre con quelle sperimentazioni di cui vi parlavo prima, abbiamo cominciato a realizzare dei vetri cartellina, ha fatto un po' di casino. Vittorio ha fatto un po', eccola qua. Praticamente il vetro che era conosciuto da millenni, appunto, sempre come materiale assettico, materiale immateriale, materiale, l'abbiamo voluto cambiare. Abbiamo detto, da oggi in poi faremo tutti i vetri che saranno i vetri del futuro, che non devono più essere pensati a come era il vetro fatto da millenni fino ad oggi. Dobbiamo cambiare paradigma al vetro. E così, ad esempio, da dei scarti, dagli scarti del vetro, prendendo tutte fettine e mettendo un vetro vicino a quell'altro e poi mettendolo nel forno, abbiamo fatto dei vetri a più colori. Io questo con tutti gli scarti del vetro, possiamo fare le composizioni che vogliamo. Lo portiamo a 900 gradi, predisponiamo tutte queste stecche di vetro prima, no? Poi è bello che mentre il vetro, voi, uno non lo voleva perché si toccava con le mani e si segna tutto, qui io non vedo niente, non vedo la polvere, riesco a fare dei spessori che non ci sono, degli spessori di vetro così in giro in commercio. Facciamo gli spessori che vogliamo noi. Questo è un esempio. Poi abbiamo fatto ad esempio delle goffrature, cioè abbiamo fatto delle tridimensionalità, questi sono vetri che non esistevano, cioè sono proprio vetri che noi stiamo realizzando per il futuro di questo materiale, sia come colori, sia come disegni, sia guarda, la profondità sembra di vedere il mare. E da qui siamo ripartiti anche a fare nuovi prodotti. E non ci siamo limitati solo lì. Siccome che la distribuzione, qualcuno qui presente me lo può testimoniare, in giro per il mondo nella distribuzione del mobile sta cambiando, e prima noi vendevamo elementi d'arredo in cristallo curvato e noi andavamo bene inseriti in qualsiasi contesto d'arredo, perché tu non ripeti il vetro trasparente, io lo posso mettere dove mi pare che sta bene, anzi non occupa spazio, mi rende la casa più grande. Con questa nuova tendenza, questo non era più così. E allora abbiamo incominciato a pensare di offrire noi dei nostri stili di vita. Infatti abbiamo fatto 4 mood, in modo tale che ogni privato, ogni negoziante che vuole, sceglie il gusto della casa che più gli piace, e poi col nostro catalogo si può fare sia la zona salotto che la zona giorno, perché oggi noi gli diamo anche sia l'imbottito, gli diamo l'illuminazione, gli diamo praticamente la casa completa, dove abbiamo l'abbinamento con tanti altri materiali, perché oggi diamo anche il marmo, diamo anche il metallo, diamo anche il legno, diamo anche l'imbottito, però il vetro rimane la nostra forza. Fiam è vetro, queste sono
non è vetro, questo è una, come lo posso definire, è una qualcosa di prezioso, perché qui si vede la manualità, l'artigianalità, si vede che è una qualcosa fatto a mano, qualcosa che... lei pensate che un tavolino di Philip Stark, che mi ha disegnato circa 32 anni fa, è stato venduto all'asta a New York a $50,000. Perché dobbiamo pensare questo, che un nostro prodotto in vetro è infinito, non è per adesso, è per sempre. Tant'è che io qualche volta, per fare un regalo a qualche amico, no? Quando compro il nostro prodotto, gli metto la data e gli metto chi ha comprato lui, gli faccio una dedica, perché nella storia tutti sapranno che quel prodotto l'ha comprato quella persona e lui è contento di lasciare un qualche cosa della sua presenza, che ha segnato la sua presenza, perché sono dei valori tangibili, voglio dire, non sono solo proprio intangibili, sono proprio tangibili. Io prendo qualche cosa che mi ha lasciato mio nonno, dove c'era la firma sua, e mi sento orgoglioso. Ma quanto ti dura questo pezzo di vetro? Ti dura, appunto, è eterno. E noi, quindi, abbiamo voluto rivoluzionare quello che era la storia del vetro, facendo tutti questi nuovi materiali. Poi, camminando, arriva Cini Boeri, e appunto in tutti questi anni mi sono dimenticato di dire che ho avuto la fortuna uno va anche in cerca, no? di lavorare con tutti i più grandi designer internazionali, appunto da Stark, Ronara, Libeskind, è quello che ha fatto Gran Zero al posto delle Torri Gemelle, che ha fatto il master planning di Milano City, che ha fatto il museo degli ebrei a Berlino, insomma, uno dei più grandi artisti destrutturalisti che ci sono oggi viventi. Ma così appunto Fuxas, così, cioè, credo, io ho il piacere, onestamente, io ancora, nonostante la mia età, vado tutte le domeniche mattine a correre, mi faccio 20-25 km sulla spiaggia. Tre volte alla settimana vado in palestra con Pecco Bagnaia, con Valentino, con Morbidelli, con tutta quella squadra lì. Quindi, anche se da una parte ho un po' di anni, dall'altra mi sento giovane. Io ho voglia di incazzarmi, ho voglia di fare, ho voglia di dar di morso, ho voglia. No? E quindi ancora sento tanta voglia di fare. Dico, ho avuto la fortuna di stare vicino a tante persone meravigliose, sia come architetti, come designer e anche come artisti. E tuttora, no? E parecchi artisti vengono, c'è uno che è morto poco tempo fa, che si chiamava Walter Valentini, che era di Pergola, nativo a Pergola, ma era a Milano, un artista di grande successo, ma con delle opere veramente molto belle a Milano. C'è una piazza, Piazza Sant'Ambrogio, dove c'è una sua scultura molto grande in bronzo, addirittura che ruota. Lui, quando veniva al mare a Pesaro, non voleva andare con la famiglia al mare, ma voleva venire da me in Fiamma a fare le opere. Invece oggi sono fortunato, perché io ho tante opere di Walter Valentini che lui ha proprio voluto fare, no? E così mi è successo anche con Cini. Cini è una donna, tra l'altro, bellissima, perché onestamente alla fine dell'anno, se andiamo a vedere cosa possiamo dare di royalty a questa gente, facciamo ridere. Questi che sono abituati a girare miliardi, milioni, una cosa e quell'altra, di qualche migliaia di euro da noi, se ne fregano. Però io ho avuto sempre la fortuna che questa gente si è innamorata del nostro materiale, cioè tutte le volte che gli ho spiegato il nostro materiale e le possibilità che loro avevano di realizzare queste cose solo da noi, perché da un'altra parte non avrebbero mai potuto fare, li ho messi sempre di fronte alla sfida, no? Ed è proprio questa sfida che ci ha dato sempre la forza di poter
portare avanti questi rapporti. Appunto, mi si presenta Cini con il suo ragazzo, chiamato Tomo Katayanagi. Questa è la dima della poltrona Ghost. Questa è in alluminio, perché noi tutte le volte per fare i modelli è alluminio cotto, in modo tale che uno lo può piegare, no? e può realizzare no? la poltrona, no? O qualsiasi altra cosa, insomma. E questa appunto è la lastra di vetro, no? Sembra una cosa, come? Questa è la poltrona Ghost, no? E che lavorata come, ecco, questa, da un foglio come questo, noi abbiamo realizzato questa cosa qua. Ci abbiamo messo più di 4 anni, perché le macchine che c'erano allora non ci sono oggi, le tecnologie che ci sono oggi non c'erano allora, e quindi è stata proprio una sfida. Poi onestamente le prime venivano anche tutte bruciate, tutte segnate, come diceva il presidente prima, non è il vetro quando diventa pastoso, perché lo devo curvare, quindi lo devo portare a una certa temperatura, si vede il punto dove tocca, no? E quindi la gente non lo vuole, cioè, è artigianalità, ma te la tieni per te, perché me ne frega niente, se mi dai il pezzo io lo voglio bello, pulito, limpido. E quindi gli investimenti sono stati tanti, abbiamo dovuto cambiare anche forni per avere, perché una volta avevamo dei forni dove la temperatura era tutta uguale, era statica, tutto uguale. Poi abbiamo fatto dei forni, oggi siamo arrivati alla 7ª generazione di forni da quanto ho cominciato. Oggi noi riusciamo a dare la temperatura nel punto esatto che vogliamo dare e quanta temperatura vogliamo. Qui 800, qui 400, qui 650, no? Ogni pezzo ha una sua ricetta termica, perché piano piano, ma i forni noi ce li studiamo in casa, noi studiamo tutte le tecnologie che usano per fare le navicelle per andare nello spazio, con quei materiali noi dobbiamo studiarli per fare i nostri forni, perché lavorare, voi pensate che ci sono, forse si è visto qualcosa prima, comunque ci sono questi cassoni, oggi sono tutti cassoni, è come una scatola delle scarpe, sopra sono le resistenze e sotto c'è il pezzo da curvare. Quando si apre lo sportello per andare dentro a formare il pezzo, dentro ci sono dai 650 ai 900 gradi. Vi capita di andare a lavorare nel mese di luglio, ci sono 50 gradi nella fabbrica, aprire lo sportello e andare dentro a curvare, è perché ci sono dei maestri che si sono innamorati di quel mestiere. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto che magari potrebbe sembrare che non c'entra niente, ma c'entra. Sono in vacanza a Vigo di Fassa con la mia famiglia. Mi raggiunge da Pesaro il figlio più piccolo, lo vado a prendere alla stazione di Bolzano. Esce dal treno, dico vado un attimo a fare la pipì. Vengono anche loro. Sotto la stazione di Bolzano c'è un salone immenso, però buio, quei locali dove proprio non ti piace stare, no? Con questo odore. Dico ai miei figli, ragazzi, se volete, voi andate avanti con la fabbrica, io mi fermo a fare un'altra attività qui. Siete andato dai di matto stamattina. No, io voglio cominciare un'altra attività. Siccome in Italia di questi locali chissà quanti ce ne sono, che si prendono con niente, comincio a disegnare delle piante nei muri. Per terra faccio tutti fiori con dei vasi. Ogni volta uno che tira giù l'acqua deve sentire un uccellino che canta. Ogni volta che uno apre l'acqua deve sentire un ruscello che scorre. Quando uno entra qui dentro si deve sentire disagio andare via piuttosto che entrare. Qui passano almeno 1000 persone al giorno. Vuoi che non mi diano 50 centesimi l'uno? Quando è la sera, quanti soldi ho guadagnato? Mettiamo su un po' di locali così in tutta Italia, ci arrivano solo i soldi a fine del mese. Questo cosa vi volevo dire.
che non è il mestiere che uno fa, è come lo fai il mestiere. E questo, io da quando ho iniziato a lavorare per conto mio ad oggi, che sono una barca d'anni, mi vergogno oramai a dirlo, non ho mai lavorato, mi sono sempre divertito. Io la mattina non vedo l'ora di andare su in azienda per vedere, riprendere quello che ho lasciato il giorno prima. Non me ne accorgo delle ore che faccio. Io ho sempre vissuto con la felicità dentro. Continuo a vivere. Io ho fatto un programma, che poi Gesù Cristo mi può raccogliere quanto vuole. Io ho programmato la mia vita fino a 105 anni. Poi, torno a ripetere, quando vuole mi porta via, pazienza. Però io continuo a divertirmi mentre vedo della gente in giro triste, con queste facce tutte tirate, con queste preoccupazioni, queste... Oh! Ma la vita è la cosa più bella che può esistere. Ogni giorno possiamo avere delle soddisfazioni enormi. Voi avete la droga della gioventù da dover curare, non le droghe sintetiche, la droga della gioventù che vi può dare il piacere. Una persona con una clava si è accorta che se si mettono in due, non sono due, sono quattro, sono cinque. Poi se uno si innamora dell'altra persona, due persone diventano un esercito. Ma quando dentro c'è la voglia della vita, la voglia di fare, bisogna graffiare, bisogna volere. I giovani devono sognare. Perché sognando, pian piano, i vostri sogni diventano realtà. E questo... Poi naturalmente ci sono, io nella mia vita ho avuto anche dei momenti brutti, ho avuto l'olio santo due volte e quindi no, ho avuto delle malattie, però voglio dire, potevo avere uguale, però sono sempre riuscito a superarle e avere dentro questa voglia di vivere, questa voglia di creare. Io non sono qui per fare, io sono un uomo del fare, io ho bisogno di creare, ho bisogno di sentirmi vivo. E credo che questo sia la cosa più bella, io sono un credente, che Dio mi possa avere dato, perché vi garantisco, io ogni volta che respiro ringrazio Dio che sto respirando. Chi crede in un'altra cosa va benissimo uguale, ognuno crede in quello che vuole. Però vi posso garantire che se voi vi innamorate di quello che fate, siete le persone più felici che esistono nella terra. E tra essere felice ed essere infelice c'è solo la questione di volerlo, cavolo, perché non lo devo volere? No, mi sembra che sia assurdo. E quindi diciamo che questa storia va avanti e questa malattia colpisce anche i miei figli. No? Oggi io ho due figli, uno di 51 anni, e uno di 43, uno è l'amministratore delegato e l'altro è responsabile commerciale. Quindi devo dire che di premi ne ho avuti troppi, non tanti, troppi. No? Con Passo d'Oro alla carriera, io come Vittorio Livi l'ho avuto circa 30 anni fa, e eravamo io e Luca io per la firma e Luca di Montezemolo per la Ferrari. Commendatore, premio il Presidente della Repubblica come migliore azienda italiana per l'esportazione, troppi, perché a me quello che piace è realizzare. Voi avete preso un mestiere che onestamente è molto bello, tant'è che a me mi hanno dato la laurea honoris causa in economia aziendale. Io non lo so se me la meritavo, ma se me l'avessero data in design forse potevo anche meritare. Dicevo, voi fate un mestiere che
o perlomeno vi accingete a fare un mestiere che è straordinario. Volevo leggere un qualcosa, ma forse lo trovo anche qua. Ultimamente mi hanno chiesto una definizione sul design ed io mi sono permesso di dare questa definizione. Tra arte e design non c'è un vero confine. È un rapporto, è borderline. L'arte ci fa felici, essendo collegata al cuore. Vedo una cosa e questa cosa mi fa felice, perché l'arte ti deve dare emozione. Se quella cosa ti dà un'emozione, senti dei brividi, qualcosa che si muove dentro di te, no? Hai capito che quell'opera è un'opera che vale. Il design, oltre questa emozione, io vedo un oggetto che deve essere bello e quindi deve avere delle capacità di attrazione come quello che è l'opera, però è un qualche cosa che deve essere utile, che io devo avere il piacere di usare. Tra usare una cosa bella e usare una cosa brutta, è come quello che dicevo prima, cosa sono, un testa di cavolo? È meglio usare una cosa bella. E quindi chi fa design deve capire questo, ma naturalmente deve capire anche, adesso il design un pochettino è cambiato, perché una volta, quando c'erano i Castiglioni, i Magistretti, questa gente qui, no? Si guardava solo il lato estetico e un po' meno quello economico. Oggi invece, quando faccio design, devo capire che quando prendo una lastra di vetri, che per voi dire è 3,60 m per, non mi ricordo, 2,30 m, quant'è, che quando la vado a tagliare ho degli sfridi, quindi devo cercare di capire di avere pochi sfridi. Devo cercare di capire che quando lo metto dentro una macchina, no, giusto sullo smaltimento prima, bisogna andare a vedere dentro le fabbriche, quanto lo metto dentro una macchina, se la misura la faccio in un modo, ne faccio 20 pezzi all'ora, se quella misura la modifica di pochissimo, perché la mia macchina l'accetta, al posto di 20 ne faccio 25 e quindi risparmio, perché design vuol dire anche industrializzazione della materia, oltre che estetica, oltre che piacevolezza. Quindi pensate appunto, Achille Castiglioni ha fatto un progetto che si chiamava Rompitraccia, ma forse ancora oggi esiste. Ci sono milioni di pezzi, è una cosa, è sembra una scatolina, ma ha risolto dei problemi straordinari. Ne ha vendute e ne sta vendendo in tutto il mondo, cioè, ma solo per una questione di intelligenza. Voi quando fate una cosa dovete capire, innanzitutto non vi fissate mai su quello che già c'è. Io quando vedo questo vetro, no? Io guardo com'è anche il rovescio, perché davanti è una cosa, ma dietro com'è sto vetro? Cosa posso fare con quello che c'è dietro? Quando vedo qualcosa per strada, vedo di capovolgere, vedo di girarle, come se, io non, come se avessi il mouse per poter capire, no? E devo cercare come utilizzarla, oppure come crearla in un altro modo. Cioè, dovete avere una mente ribelle, non una mente statica. Non dare per scontato che, no, quello già c'è, non si può fare più niente. Non è vero. Tutto si può fare. Io, tante volte mi sono capitati dei giovani, anche ultimamente c'era un ragazzo, dice: io non c'ho niente da fare, cioè non trovo un lavoro. Ecco, fai una cosa, vai nella tua città, prendi una via dove ci sono dei negozi magari un po' in periferia, vai lì e dite: ragazzi, mi date 50 euro per uno che io vi faccio diventare questa via una via di traffico, dove comincio a dire tutte le marche che avete, tutti i servizi che avete, e ve la pubblicizzo, e per cui piano piano, se sei capace,
tu puoi crearti un mestiere in quel modo. Un altro dice, nel mio paese, una gente, trovo dei ragazzi in treno che andavano in Sicilia e erano avvilitici perché abbiamo finito la scuola, adesso ci tocca andare in questo paese dove non c'è niente da fare. Proprio zero, lì comanda la mafia, te fai quello che dice loro, ma non c'è lavoro per nessuno. E mi raccontavano, ma sai che ci sono dei palazzi antichi, ci sono delle statue, ci sono... E dico loro, il vostro mestiere l'avete già fatto. Andate lì a parlare col sindaco. Dite, mi dai la possibilità di valorizzare quell'immobile, quella statua, quella scultura, in modo tale che tutti i turisti che arrivano, voi li portate lì, li descrivete esattamente tutto il valore di quella statua, poi questi qui li portate in albergo, li portate al ristorante, no, e vi create un mestiere. Cioè non bisogna aspettare sempre che perché il governo, perché quello, perché quell'altro, perché noi stessi siamo noi che dobbiamo risolvere i nostri problemi. Se ogni famiglia risolve i problemi della propria famiglia, diventa un paradiso. Non si può sempre stare a pensare a quegli altri. Quegli altri siamo noi. Scusate, noi non abbiate pazienza. No? Questo è un po' da persona che ha un po' di anni, no? Però onestamente vi posso garantire che è la verità, insomma, no? Perché noi abbiamo sempre questa voglia di trasmettere sugli altri delle responsabilità, invece le responsabilità sono anche le nostre. Dicevo, la Ghost è stata veramente una grande soddisfazione, è stata, diciamo che è a cavallo tra voler valorizzare al massimo quello che era il vetro, ad oggi che abbiamo cambiato il paradigma. Oggi la Ghost non la facciamo più solo trasparente, ad esempio, ma la facciamo anche con dei colori, la facciamo in tante versioni. Io dicevo prima, con l'Alberto Ferretti abbiamo preso un borgo del VI secolo che era stato restaurato nel 1000, poi è arrivato nel 2000, che a forza di fare le battaglie tra i signori di Rimini e i signori di Urbino era diventato completamente fatiscente. Abbiamo preso questo borgo che non c'erano più neanche le strade e ci siamo messi giù per poterlo riportare alla luce. Alberta nel frattempo ha divorziato dal marito, sicché mi sono trovato sulle spalle questa responsabilità. Per lanciare questo borgo abbiamo creato anche un'accademia musicale, e con questa accademia musicale al sabato ci divertivamo a fare delle opere. Abbiamo fatto, mi ricordo, La Vedova Allegra, dove viene oltre lì un tenore piuttosto corposo, robusto, che si mette a sedere sulla Ghost, tutti così, con respiro, si rompe, non si rompe. Cioè, veramente, è l'essenza della leggerezza, è come una cosa che vola nell'aria, è sedersi su qualche cosa che non esiste, è proprio immateriale, no? Ed è, tra l'altro, noi non abbiamo solo questa, abbiamo anche altre, no? È l'unica poltrona fatta in modo monolitico, cioè fatta solo da una lastra di vetro, una poltrona fatta da una sola lastra. Un'altra cosa ce l'abbiamo di Giugiaro, che è una scrivania, e un'altra cosa che ha preso diversi premi, è diventato il Presidente della Repubblica, ha fatto un libro, I 100 eroi del Made in Italy, e questa cosa che ho disegnato io, che è il tavolo ragno, perché il tavolo ragno è il primo tavolo da pranzo nella storia monolitico. Prima del ragno non c'era né in legno, né in metallo, né in nessun altro materiale qualche cosa di monolitico. Così come Giugiaro, quando si è sposata la figlia, ha detto, Vittorio, io voglio fare qualche cosa, Giugiaro, non so se voi lo sapete chi è, quello che disegnava macchine, no? Voglio fare una qualcosa per mia figlia, e mi ha disegnato questa libreria, che appunto è fatta in maniera monolitica con un'unica lastra di vetro. Sono delle sfide. Io vado sempre in giro ad imparare, perché quello che ho fatto non mi interessa. Io non ho fatto niente, non me ne frega niente. Io guardo quello che devo fare domani, lì trovo soddisfazione, lì trovo il piacere. La grinta, la voglia di fare, il piacere, il gusto, ragazzi, viene da lì.
viene da questa voglia di voler vivere bene. Ma cazzo, cosa c'è meglio di poter vivere bene? Adesso, se volete, io vi posso far vedere un po' di materiali. Potete scorrere un po' alla volta, perché mi piace che voi tocchiate con mano, perché ad esempio, ecco, questa è il portombrelli, questa è la lastra e questo è il portombrelli. Cioè, se io, questo è uno specchio su tutti i due lati, no? Prima questo è quello che avete visto e questo è quello che è oggi. Ma se volete venire, se gli date il permesso, sì, io sono contento che veniate qui a vedere, a capire cosa sono queste cose. Venite, che ci vuole accomodare? Adesso magari metto da una parte, che qua se no rivolto tutto. Magari anche un po' di domande possono fare. Sì, sì, assolutamente, però sono contento che guardiate, no, da cosa c'è qui dietro queste cose. Perché è giusto che voi le cose le viviate. Io vi invito a venire giù da me nel nostro museo, perché potete vedere, toccare con mano, capire quello che c'è dietro. Vittorio, ma che faccia ha fatto Ciniboeri quando gli hai detto lo facciamo? Lei... Quando gli hai detto questa cosa la facciamo? Lei, cioè, Vittorio, io ti ho portato questo progetto, però lo so che non si può realizzare. No, io non c'è... Ci siamo azzardati ad andare oltre quello che sono le tue tecniche, quindi sappiamo che è una cosa quasi irrealizzabile. Così mi è successo con Massimo Morozzi, quando mi ha presentato un tavolino che si chiamava Idra, l'uomo con più teste. Ho detto: Vittorio, io questo non sono riuscito a farlo né in legno né in metallo, non credo che tu lo possa fare in vetro. Io, siccome che quei giorni stavo sabbiando il vetro, ho visto che con la sabbia, io spruzzo la sabbia e corrodo il vetro, no? Dico, ma cavolo, ma se io riesco a dare più potenza a questa sabbia, io con questa sabbia, e da lì, piano piano, con le prove, ho inventato l'idrogetto, no? L'idrogetto mi è servito per realizzare questo tavolino che si chiamava Idra. Cioè, torno a ripetere, non si può dire, non si può fare, nel caso... Quanto sento dire non si può fare, mi incasso. Posso dire che ancora non ho trovato l'idea giusta, posso dire che ancora non ho trovato il materiale giusto, posso dire tutto quello che voglio, ma non posso dire che non si può fare, assolutamente. C'è sempre la possibilità di realizzare un qualche cosa che fino ad oggi, d'altronde non ci sarebbero più le invenzioni, non ci sarebbero più i brevetti, non ci sarebbero più, no? Sono tutti coglioni queste persone, no? E tutta gente che apre la testa. Quindi, se volete vedere, qui di contenitori ce ne sono più di uno. Se volete... Faccio vedere. Se volete, adesso un attimo, non è più il vetro che abbiamo conosciuto fino ad oggi, no? Il vetro è diventato una cosa diversa, noi stiamo producendo dei vetri che sono i vetri. Abbiamo fatto delle vetrine, questi vetri qui sono diventati il vetrino eco. Dove girarmi? Chiedo scusa ai professori, se ho portato un po' di casino, ma a me il casino piace e quindi consideratelo una cosa naturale. Ecco, vedete, il punto è, queste sono lastre di vetro, quelle sono praticamente come le lastre della finestra, il vetro della finestra, no?
che però pensato, trattato, cercando di inventare qualche cosa, ti dà la possibilità di creare tutte queste cose che fino ad oggi erano inesistenti. No? Queste sono cose fatte 50 anni fa. Sempre, 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 per carità. Vai a lasciarlo. Grazie. Alla fine, quando il risultato è raggiunto, tutto sembra semplice. Ok, grazie. I colpi NRR hanno dato la possibilità che ai giardini antichi di poterli restaurare. E ci sono state mille domande, tra cui i giardini della cosa di Caserta, di Caserta, quindi tutti i più importanti al mondo. Noi abbiamo fatto la domanda, di mille siamo arrivati sesti. I Lusinghi, mi fa molto piacere, no? Naturalmente, anzi mi tolgo la giacca perché se no mi hai fatto un complimento che mi fa diventare rosso, allora tocco anche la cravatta, almeno così. Oh, no, le forme. Quindi dicevo, ragazzi, vi dovete incazzare perché il mondo è il vostro. Io non so se si è visto lì. Cosa c'è, andato filmato da vedere per caso? No, c'era una presentazione. No, perché io ad esempio ho fatto, se si potesse può vedere sarei contento, ho fatto due crocefissi, uno per Papa Ratzinger, che lui è rimasto molto contento perché dice, io un crocefisso da dietro non l'avevo mai visto. Io gli ho fatto la croce di vetro così lo puoi vedere anche dietro. Tant'è che quando è andato nella sua abitazione privata, no? Quando si è ritirato, che si è portato dietro anche quello. Ma ne ho fatto un altro 5 anni fa per Papa Francesco, che mi ha lasciato molto orgoglioso. Ecco, se si riesce a vederlo, vorrei spiegare sulla terra per unire tutti i popoli tra di loro con un unico linguaggio trasparente affinché si possano capire, parlare e vivere in pace. Allora io ho fatto 320 blocchetti di vetro, ogni blocchetto rappresenta un popolo della terra, e li ho uniti tra di loro proprio in un unico corpo con un qualcosa di trasparente, ma che li unisce, la lingua che lui voleva, unire i popoli tra di loro in modo trasparente, in modo tale che possano parlare. Poi tra un vetro e quell'altro ho lasciato dei tagli che sono le lacerazioni che lui ha avuto durante la crocefissione. Poi ho pensato che lui, come uomo, ha sofferto e quindi si vedono anche tutte le lacerazioni nel suo corpo, ma come Dio era contento perché è venuto sulla terra per compiere quella missione. Quindi non ho voluto fare un crocefisso triste, un crocefisso martoriato, ma ho voluto fare un crocefisso che esprime energia, che dia all'uomo la possibilità di avere la forza di andare avanti, di capire che c'è sempre qualcosa di più, ma non solo, quando l'uomo durante la sua strada della vita si perde, può sempre andare a vedere dentro il corpo di Dio e di Gesù, quello è fatto con il specchio, no? Cercare e ritrovare se stesso. Questo in estrema sintesi. Poi ho detto al Papa, io ho fatto questo crocefisso, Sua Santità, perché come ha detto lei nella sua enciclica, noi dobbiamo salvaguardare quello che abbiamo preso in prestito dai nostri nipoti e dai nostri pronipoti. Noi dobbiamo salvaguardare la nostra casa che è la terra.
ed il vetro è il materiale più ecologico che esista, perché è fatto di calcio e silicio e quindi è terra lui stesso. Se io prendo un pezzo di vetro, lo butto in mezzo alla terra, non subisce gli agenti atmosferici, non subisce niente, non inquina, rimane, se lo butto nell'acqua è trasparente come l'acqua, no? Cioè è veramente il materiale del futuro dell'uomo, non c'è un giorno che non venga fatto qualche cosa di nuovo con il vetro, perché il vetro ci dà di quelle possibilità infinite. Noi siamo ancora nella preistoria del vetro. E se ci dobbiamo accorgere di questo, perché da questo dipende il nostro futuro. L'ho fatta alla lunga, però per dirvi che dietro un progetto che sembra un semplice crocifisso rappresenta tutta una storia, che è la storia dell'uomo e di Gesù sulla terra. Se uno però queste cose non le conosce, non le sa, non gli vengono spiegate, a volte è difficile capirle. Quindi quando facciamo qualcosa, come quando fate il tavolo ragno, anche lì ho pensato, è mai esistito un tavolo da pranzo fatto in maniera monolitica? Tavolo da pranzo che quando lo mettono dentro la sala è come se io avessi un vuoto e quando ci metto 12 persone attorno invece si trovano qualche cosa di fisico che possono usare? Cioè ci deve essere un progetto, non deve essere una casualità. La bellezza non è casualità. Senz'altro avrete studiato la misura aurea. Se avete studiato la misura aurea, vedete che nel mondo, no, le cose più belle sono fatte col concetto della misura aurea. Cioè la natura ci ha voluto insegnare che cosa vuol dire fare un qualche cosa di bello, con un qualche cosa che è un calco. Noi abbiamo fatto un tavolo da pranzo che 2 anni fa abbiamo portato a New York, ha vinto il primo tavolo come premio, nonostante che negli Stati Uniti il vetro non piace tanto, non è come negli altri paesi, ha vinto il primo premio un tavolo da pranzo in vetro, perché abbiamo fatto sopra tutti i punti disegnati, ma che sono realizzati a seconda della misura aurea. Cioè uno vede lì quella cosa che è bella, ma lo sente anche chi non sa cos'è la misura aurea, ma dietro c'è il concetto della misura aurea. È un'armonia. Sì, perché ci sono dei pesci, ci sono le foglie, guardiamo il dietro di una foglia quanto è bello, no? È meraviglioso. Io ho fatto una scultura con Arnaldo Pomodoro che è un osso di seppia. Se vedete la bellezza di questo osso di seppia, una scultura che è alta 3 metri, no? È una roba esagerata da quanto è bella. Quindi c'è la natura che ci insegna queste cose. Dobbiamo avere un progetto, dobbiamo avere dietro un'idea. Dobbiamo cercare di capirla questa idea, di sfruttarla, ma è una sfida, come dicevo prima. C'è sempre una soluzione. Grazie Vittorio di cuore. Io mi piacerebbe, se qualcuno può farci una foto, ci mettiamo tutti da questa parte, magari facendola dall'altra parte, sono grande anche.